eccolo qui, Shevon Shields, l'ex che va a bucare la difesa della Dolomiti Energia. Calvin Martin in virata sbatte su Hines, che era andato saggiamente in raddoppio. Transizione tripla e canestro, due bandiere, mentre Shields si fa sentire. Dall'altra parte Moretti sulla parquet, e lui a eseguire la rimessa per Hines, che accelera. È un colpo durissimo, classica soluzione Lidei. Rodriguez verso il blocco di Brooks, rimane con Luke May, lo attacca, step back dopo la frenata. Rodriguez attacca e batte Morgan dalla lunga distanza del primo quarto. Pareggia Roll, prova ad attaccare Luke May, non riesce neanche a contenere da Tome. Poi sceglie Shevon Shields, che in penetrazione firma il sottomano. Guardate cosa combina Lidei. C'è un solo possesso da recuperare per l'Olimpia. Gran palla di Shields per Hines, anche in quest'ottica a gestire gli ultimi 10 minuti. Rodriguez esce oltre l'arco e infila la tripla del sorpasso. Recupero di Williams, che addirittura si lancia in prima persona nella metà campo avversaria. Non la migliore idea della serata, pur positiva per lui. Cinciarini rimangia il pallone e sul contropiede Roll infila la tripla che costringe al timeout Brienza. In apertura di quarto periodo 9-0 il parziale, 3 triple, 2 di Roll, l'altra del Ciaccio Rodriguez, un altro pallone recuperato, ora solo contro il ferro Zach Lidey, sconsolato di fronte alla panchina almeno per il momento. Rodriguez gioca a 2 con Hines, potenziale gioco da 3. Questo quarto periodo le cose, ripeto, sono precipitate. La palla di Tatome per Shields, che si protegge con il ferro e sale a quota 24.